Allora riprendiamo il consiglio, facciamo l'appello, la parola al segretario comunale. Prego. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano assente, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello Assente. assente, Teormino, Tita Ferrante, Torraco, Tremolada, Pavassori. La storia assente. Prima. 2 con 2 presenze in più, quindi 21. 21 e 4. Allora, 21 presenti e 4 assenti. Riprendiamo. Quindi la seduta è valida, riprendiamo, avevamo terminato gli interventi dei consiglieri, quindi la parola al sindaco come ultimo intervento, prego. Grazie Presidente, brevemente anche perché l'ora è tardi, abbiamo anche un altro argomento all'ordine del giorno. Per punti, riprendendo alcune considerazioni che sono state fatte, che sono emerse nel dibattito. Responsabilità politica rispetto a quello che stiamo discutendo questa sera. Non è mio uso, non lo è stato in questo primo anno di governo, ritirarmi dalla responsabilità politica anche rispetto a scelte fatte nel passato, per cui responsabilità politica è anche mia, ovviamente, e me l'assumo a tal punto che penso che in questo momento la scelta forte sia quello proprio di assumere in prima persona il seguire questo stato emergenziale dell'azienda delle farmacie, con l'individuazione di una persona di mia fiducia che riferisca in modo puntuale, pressoché quotidiano, soprattutto tutto il percorso che riguarda la ricostruzione dei dati, l'organizzazione, per poi riferire in modo puntuale e preciso al Consiglio Comunale. Revisori dei conti, è stato fatto presente che sono scaduti, allora a partire dal 1° settembre verrà fatto un avviso pubblico in modo che permettere la presentazione delle domande, in modo che entro la fine del mese l'ente possa poi individuare le figure professionali di riferimento sulla base appunto della professionalità e del pluralismo. Se mi chiedete adesso qual è la mia idea rispetto a una governance dell'azienda delle farmacie passata questa fase di emergenza, vi dico fin da subito che è una governance che porta ad individuare alte professionalità ed è una governance che porta ovviamente a individuare un giusto pluralismo. Dopodiché, rispetto alle figure professionali che sono state individuate da me per affrontare questo stato di emergenza, non sono figure, come dire, scisse, no? Che ho scelto separatamente, sono un tandem di lavoro che già lavorano insieme nella Fondazione Pelucca e ribadisco, la scelta è stata fatta sulla base di un'esperienza che ha riguardato una fondazione della nostra città che era in difficoltà e che ha dimostrato di essere un esempio virtuoso. Questo quanto mi sento di dire adesso rispetto agli interventi che sono emersi, alle scelte che poi farò. Alcune delle quali sono state fatte, che poi che farò e sulla puntualità con la quale verrà poi riferito al Consiglio Comunale. Grazie al Sindaco. A questo punto trattiamo l'emendamento presentato dal gruppo di maggioranza, che sono state numerate col numero 1. Lo illustrerà il consigliere Rivolta, prego. Sì, grazie, buonasera Presidente. Allora, innanzitutto l'emendamento al nuovo articolo, al 7 bis, nasce dalle, come dire, discussione che è avvenuta in commissione.
lo spiegavo nella relazione introduttiva, è stato posto dal consigliere Caponi in maniera pressante la necessità che il commissario, qualora fosse nominato, riferisca come dire, entro 60 giorni, ma noi siamo andati oltre perché abbiamo detto, scusate, fatemelo leggere, ogni 60 giorni al Consiglio Comunale. Tra l'altro poi in uno degli ordini del giorno allegati si parla addirittura di una relazione scritta, quindi si va a implementare il ruolo di rapporto con il Consiglio Comunale. E poi c'è un passaggio che dice: il commissario non può però deliberare atti di natura straordinaria, deve di riferire ogni 60 giorni della nomina del Consiglio Comunale. Allora, anche questo, nello Statuto delle Farmacie Comunali è già previsto che i poteri del Presidente del CDA non prevedano atti di natura straordinaria. È semplicemente un rafforzativo e, come dire, rafforza la necessità che ci sia un rapporto con il Consiglio Comunale, e nasce dalla necessità o dalla volontà di recepire una delle indicazioni che erano state poste durante la discussione. Quindi questo emendamento va evidentemente a emendare la proposta di... Grazie. Non ce la faccio, non la faccio più. Può spegnere il microfono, grazie. Sì, certo. Quindi i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per 3 minuti. Altrimenti andiamo subito in votazione. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento appena illustrato. Inizio votazione. No. Si è prenotato, consigliere Franciosi? Vai tu? Consigliera Iosa? Sì. Prego. Allora, abbiamo preso visione dell'emendamento che è stato presentato. Facciamo fatica a capire, in una situazione di difficoltà e di criticità come quella che stiamo andando ad affrontare, per quale ragione non sia stato possibile affiancare un membro proposto dall'opposizione per il tempo limitato dei 6 mesi, per poter capire insieme che cosa stava succedendo, poter fare delle proposte, poter reagire nell'immediato e poter dare dei suggerimenti nell'immediato. Siccome non siamo d'accordo su questa chiusura da questo punto di vista, voteremo contro l'emendamento. Grazie alla consigliera Iosa. Altri interventi? Consigliera Francesi, prego. Grazie Presidente. L'idea di affiancare una figura terza, o meglio, una figura a nomina della minoranza fa brutto, perché come mi diceva e mi faceva notare il consigliere Rivolta parlandone, sembra che desideriamo fortemente avere il cadreghino anche noi all'interno di questa di questo team di lavoro. Il punto non è avere un cadreghino, ma prenderci anche noi le nostre responsabilità e lavorare insieme per risolvere i problemi. Quindi l'idea di identificare una persona terza, o meglio una terza persona, scusate, a nomina o a indirizzo consigliato o proposta dalla minoranza, ha solo ed esclusivamente questo intento, quello di poter noi interloquire direttamente con lui nel caso in cui ne avessimo bisogno, cosa che è un dato di fatto: noi non avremo modo di interloquire quotidianamente né con Tranchida né con Colasanti né con eventualmente il commissario. L'idea è appunto di avere una persona con la quale interloquire e con la quale poter lavorare insieme a voi nell'ottica di rimettere in pista l'azienda farmacie. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Chiesto la parola il consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente, brevissimamente, visto che il consigliere Rivolta faceva riferimento al sottoscritto per quanto riguarda l'emendamento, io ci tengo a precisare che la richiesta del vincolo di relazione mi sembra una cosa ovvia in un ragionamento generale. Per quanto riguarda nello specifico, anch'io sono amareggiato perché questa chiusura
a mio parere è un boomerang per quanto riguarda la maggioranza, perché apprezzo che il sindaco abbia detto che si assume le responsabilità perché ha fatto parte della precedente amministrazione. Noi non abbiamo voluto addossare colpe in questa sede, abbiamo voluto soltanto proporre un metodo che era un metodo di condivisione e di suddivisione anche di quello che sono eventualmente le responsabilità future, proprio perché si parla di una questione che non è solo di proprietà della maggioranza ma del Consiglio stesso. Quindi ovviamente la mancata accettazione anche di una figura che potesse rappresentare un equilibrio, ma non politico, gestionale della criticità della vicenda, ci porta a essere contrari su questo emendamento. Grazie consigliere Caponi. Se non ci sono interventi, consigliere Di Volta. Sarò pedante, però abbiamo fatto una commissione. In commissione sono emerse delle criticità. Io mi sono preso l'incarico, giustamente, come ovvio che sia, di raccogliere le criticità. Ho scritto un emendamento, l'ho mandato a tutti. In seguito ad alcune osservazioni l'abbiamo, come dire, rafforzato. Allora, cerchiamo di capirci. Oggi arrivano, io l'ho mandato domenica, oggi arrivano 5 ordini del giorno che puntano a sminare commissario o vicecommissario, perché, scusatemi, arrivano stasera. Allora, per favore, facciamo così, ognuno fa la sua battaglia. Almeno non diciamo che ci chiudiamo gli uni rispetto agli altri. Ognuno fa la sua battaglia. Perché un ordine, se io avessi messo vicecommissario qui, a parte che, come dire, mi fermo, tutti gli ordini del giorno che prevedono delle altre cose non hanno un filo, non hanno una razza, non hanno un filo. Cioè, allora, uno vi scrive la domenica per capire quali sono le vostre esigenze e poi è una serie di tranelli e di ordini del giorno che sbucano fuori all'ultimo momento. Io ho seguito quel metodo e conosco quel metodo, tant'è vero che l'ho mandato prima. Voi ne conoscete un altro e volete praticarne un altro, pace, però almeno evitiamoci le ramanzine alla 1-2 minuti, perché appunto è sempre lo stesso metodo il vostro, all'ultimo momento piombano gli ordini del giorno, che significa precisamente che si vuole condurre una battaglia legittima, almeno la predica no, grazie. Grazie, consigliere Rivolta. A questo punto sottopongo a votazione gli emendamenti. Aspettate proprio quando io chiudo il discorso. Prego, consigliere Pitta Ferrante. Scusi, signor Presidente, la ringrazio di avermi dato comunque la parola. Volevo rispondere al collega Rivolta, perché innanzitutto questo emendamento è stato presentato 12 ore fa e noi l'abbiamo presentato alle 6, mi pare, o alle 5, cioè non è che abbiamo presentato 2 minuti fa. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi non è che andiamo a fare, non abbiamo presentato. Noi non l'abbiamo distribuito. Noi l'abbiamo spedito via mail. Comunque abbiamo avuto il bilancio restante. Questo la capogruppo. Questo come primo punto. Come secondo, noi non stiamo facendo degli ordini del giorno che sono dei tranelli. Noi, per quello che mi riguarda, sono ordini del giorno che riguardano decreti ministeriali che sono da attuare, quindi non sono cose che sottopongono chissà quale tranello. Quindi se si vogliono seguire le indicazioni ministeriali, bene, altrimenti ne prendiamo atto. Poi che ci venite a dire che noi le spediamo alle 6 quando abbiamo fatto ben 3 commissioni consigliari senza avere neanche in mano il bilancio delle farmacie comunali e il bilancio ci viene dato questa sera alle 6:30, c'è tutto dire, quindi potete fare qualsiasi tipo di critica ma non certamente questa, abbiate pazienza. Allora iniziamo la votazione sull'emendamento, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 5, astenuti 2, favorevoli 14. Il consiglio approva.
adesso procediamo con... Faccio una rettifica. Contro. Vabbè, allora andiamo avanti con il primo ordine del giorno, che è relativo al numero 2, presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Facciamo illustrare dal consiglio. È stato fatto con delle modifiche? Sì. Sentiamo il consigliere Caponi, prego. Sono senza occhiali. Questo ritardo, le lenti di contatto un po' appannate. Comunque sostanzialmente l'ordine del giorno, con tutte le riserve per quanto riguarda il ragionamento di prima sulla nomina del commissario, è di carattere molto generale, perché alla luce di quanto è emerso in commissione, soprattutto sugli atteggiamenti, oserei dire, reticenti da parte della vecchia governance, e da un bilancio che mostra una perdita considerevole, noi riteniamo che l'amministrazione debba farsi carico e impegnarsi di agire eventualmente, ed è questa anche la modifica che è stata inserita, anche eventualmente, noi ci sta bene, purché venga raccolto e accolto il principio generale, anche eventualmente, azioni di responsabilità professionale. Anche perché credo che la due diligence che verrà elaborata, qualora dovesse appunto mostrare delle incongruenze, delle irregolarità, credo che non si possa restare fermi senza prendere provvedimenti. Questo era il contenuto del nostro ordine del giorno. Con le modifiche, dove ci capisco, anche eventualmente. Può venire un attimo così anche con il segretario comunale, le modifiche bisogna che vengano presentate qui alla Presidenza. Allora, dobbiamo leggere le correzioni. Facciamo leggere le correzioni. Sì. Allora, quindi la parte terminale è meglio ancora. L'ordine del giorno prevede nella versione emendata l'eliminazione del secondo capoverso e poi
dopo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare accertamenti anche tramite società specializzate, anche per rilevare regolarità e inadempienze sull'attività svolta, promuovendo eventualmente relative azioni di responsabilità nei confronti di... E tutto il resto uguale. Grazie. La parola al Sindaco. Faccio mio questo ordine del giorno. Consigliere Caponi, va bene? Va bene. Grazie. Allora andiamo avanti con il numero 3, sempre presentato dal Sesto nel Cuore. Se lo vuole illustrare la consigliera Titta Ferrante, prego. Ecco, con questo ordine del giorno noi chiedevamo che il Sindaco e la Giunta si impegnassero a modificare e a integrare lo statuto delle aziende farmacie comunali con specifiche direttive che seguano l'indirizzo delle recenti indicazioni ministeriali, che sono quelle della legge 135, che però abbiamo deciso di togliere, della legge 12 luglio 2011 numero 120, del decreto del Presidente della Repubblica numero 251 del 30 novembre 2012, che individuano criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, e il decreto legislativo 39 dell'8 aprile 2013, quindi stiamo parlando di decreti molto recenti, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico, per cui per i dirigenti delle società pubbliche viene vietato di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società. Pertanto si chiede che ci sia questo adeguamento a questi decreti leggi e in particolare l'inserimento di norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico per la definizione delle nomine dell'organo di amministrazione, la valutazione dei requisiti professionali per la carica di direttore, di presidente o commissario straordinario sulla base dei seguenti parametri. Primo, che abbiano un'esperienza pregressa per un periodo congruo di incarichi di analoga responsabilità o di ruoli dirigenziali nel settore pubblico-privato, che abbiano esperienza nel settore economico-industriale di riferimento, nel quale abbiano raggiunto performance positive e, ove la situazione economica-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni di ristrutturazione societarie. Inoltre, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. Altre caratteristiche delle nomine degli amministratori che dovranno essere scelte è la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo o di presidente, tale da assicurare la presenza nell'organo di amministrazione di un adeguato equilibrio tra i componenti, caratterizzanti da professionalità ed esperienze diverse in ambito giuridico, finanziario e industriale, e di utilizzare inoltre nel processo di ricerca e di valutazione dei candidati delle società specializzate nella ricerca del personale, individuate con una specifica procedura di selezione. Inoltre di adottare politiche di remunerazione che tengano conto delle performance aziendali e che siano in ogni caso ispirate a criteri di piena trasparenza e di moderazione. Sì, allora su è previsto intervenire un oratore per gruppo per 5 minuti. Può intervenire? Prego. Parola al Sindaco. No, solo per capire una cosa. Cioè, questo è un ordine del giorno che impegnerebbe il Sindaco e la Giunta rispetto a modifiche statutarie che però verranno fatte successivamente. Francamente, siccome lo strumento dello statuto andrà rivisto, cioè, e credo andrà visto globalmente, non soltanto rispetto a queste cose, credo che questi mesi di commissariamento, queste settimane di commissariamento, questi 180 giorni di commissariamento dovrebbero servire invece proprio al Consiglio e alla Giunta per costruire le modifiche allo statuto. Per cui inserire adesso un ordine del giorno che parla soltanto di una questione riguardante non permette neanche di entrare maggiormente nell'argomento, perché non è un emendamento come quello di prima, che inserisce una figura che non c'era. Per cui non so. Cioè, riterrei monco il percorso di revisione dello statuto, ecco, questa è una mia opinione personale. Però. Posso rispondere?
prego. Ecco, no, dunque l'argomento è lo statuto, era lo statuto, l'argomento dell'ordine del giorno, lo statuto delle farmacie. A me sembrava opportuno che anziché modificare soltanto un punto dell'articolo 7, quello inerente alla possibilità di un commissario straordinario, si guardasse invece anche appunto tutti questi aspetti, tanto più che sono aspetti previsti dagli ultimi decreti ministeriali e non ci sono problemi, non dovrebbero esserci problemi ad adattarsi a queste indicazioni. Prego. No, è un ordine del giorno, per cui se il sindaco... questo è un impegno che il sindaco si prende e che verrà fatto. Se poi volete che lo presenti come emendamento, ma a me sembrava che il discorso dell'ordine del giorno fosse quello più appropriato. Grazie, la parola. Grazie Presidente. No, tanto perché ci si capisca, qui onestamente il tempo precede. Quando si chiedono gli ordini del giorno con del tempo in anticipo è per fare una verifica. Qui dentro c'è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non è un'azienda partecipata, lei fa riferimento a una normativa che norma le aziende partecipate e questa è un'azienda speciale, punto. Quindi tutto questo discorso decade. Secondo, utilizzare nel processo di ricerca e valutazione dei candidati società specializzate nel recruiting di top manager. Questa cosa in un'azienda pubblica non si può fare, questi sono i cacciatori di teste che si possono utilizzare nelle aziende private. Nelle aziende pubbliche ci sono i bandi, punto. Allora, onestamente, visto che ci sono due errori macroscopici, io non so gli altri, non ho il tempo di verificarli, credo che se si fanno queste cose si mandano con anticipo, si fanno le verifiche, si capisce, ma questa cosa qui è macroscopica, perché non è un'azienda partecipata, è un'azienda speciale, le norme che regolano le aziende speciali sono diverse, per questa ragione questo ordine del giorno va bocciato. Grazie Presidente. Consigliere Capone. Posso? Benissimo, grazie. Prendiamo atto del mutamento di attenzione rispetto a questo ordine del giorno del consigliere Rivolta, perché ora ci parla di errori macroscopici, per carità, forse abbiamo tanto da imparare, però è ben diversa la motivazione che dà adesso da quello che ci ha dato prima. Ovvero, no, diciamo le cose perché non pigliamo solo schiaffi in faccia. Io sono abituato a essere leale. Fuori e dentro l'aula, ok? Ci è stato detto, e questo perché è bene che lo sappia anche il sindaco, che questo ordine del giorno potesse essere accettato, primo perché era un tranello politico per far fuori il commissario, e secondo perché la persona indicata dal sindaco, dottor Finazzi, non aveva questi requisiti. Quindi è ben diverso da come ci avete detto prima. Prima ci avete dato una motivazione diversa, che questi criteri di competenza e di professionalità richiamati al decreto ministeriale erano criteri generali che dovevano essere sempre adottati dalla pubblica amministrazione. Perciò noi, schiaffi, se mi permette, errori macroscopici, l'ha visto adesso, per carità, noi l'abbiamo presentato perché riteniamo che in ogni caso la maggioranza in sé avrebbe dovuto incorporare questi criteri. Ma ripeto, sfido a smentirmi che lei prima abbia detto che questo non può essere accolto perché il dottor Finazzi non ha questi requisiti. Sì, la parola al sindaco per un chiarimento, scusate. Allora, scusate, sono due momenti temporali differenti. Uno è quello di una gestione straordinaria, dove io individuo una figura di mia assoluta fiducia, che è come se fossi io che seguo un percorso di assoluta emergenza per... e controllare, monitorare e fare delle proposte al Consiglio Comunale. L'altra questione, che è quella che viene proposta qui, è rispetto a delle modifiche statutarie successive, dove il dottor Finazzi, Dio l'abbia in gloria, non c'entra più niente, non è che non ha le caratteristiche, farà altro, continuerà a fare il capo di gabinetto. Cioè, finito questo momento di emergenza, non è che ce lo teniamo lì sulle farmacie il dottor Finazzi, eh? Quindi vorrei che questo fosse chiaro. Non so che cosa vi siete detti prima, ma non ha bisogno di avere queste caratteristiche, perché non lo farà. E qui sarà qui, se passerà stasera, allora, perché ormai l'ho detto tutti nell'assoluta trasparenza, a fare un lavoro di emergenza come commissario straordinario, invece mia, per una situazione straordinaria. Quindi non c'entra niente con quello che succederà dopo e non parteciperà a niente. Avrà le caratteristiche, non le avrà, non si pone neanche il problema. Grazie al sindaco, quindi se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione. L'ordine del giorno numero...
Consigliere Foggetta, prego. Chiedo scusa, anch'io mi sono prenotato all'ultimo. Niente, io faccio una dichiarazione di voto adesso per questo e per quelli che verranno dopo, perché quello prima è stato fatto proprio dal sindaco, quindi non era il momento di farlo. Io purtroppo mi rifaccio a quanto detto prima dal consigliere Rivolta e do la mia posizione rispetto a questi ordini del giorno, dicendo che, tanto adesso si è parlato di lealtà, lealtà è stata il fatto di ieri mandare quell'emendamento a tutti i capigruppo e chiedere che cosa si potesse tirare fuori da questo e a tirare fuori una sorta di dibattito tra di noi. A questo punto, e soprattutto memori del Consiglio Comunale della Bergamella, dei 12 ordini del giorno tirati fuori a mezzanotte, che sì, forse si voleva, forse si poteva, forse non si sapeva, io penso che questo non sia stato leale, perché soprattutto dopo aver sentito prima che questo un ordine del giorno è stato mandato alla capogruppo Antonioli. Sinceramente io mi chiedo, capogruppo Antonioli, capogruppo Foggetta, Nossa e De Noia, forse non era solo a uno che andava mandato, ma a tutti e quattro. Per questo noi come Federazione della Sinistra abbiamo deciso di votare no a tutti quanti quelli che questo che viene presentato in questo momento, a quelli che verranno presentati dopo. Chiesta la parola la consigliera Ioso. Grazie Presidente. Ribadire su quello che stava dicendo adesso il consigliere Foggetta, allora noi in modo particolare, ma penso anche gli altri, quando siamo usciti dalla commissione abbiamo appreso con favore l'idea che è emersa dalla capogruppo Antonioli e dal consigliere Rivolta dopo di trovare una quadra su quello che ci eravamo detto in commissione. Come giustamente detto dal consigliere Rivolta, scusate ma è l'orario, come giustamente detto dal consigliere Rivolta, lui ha presentato l'emendamento a tutti quanti noi domenica. C'è da dire una roba, che comunque noi non abitiamo tutti nella stessa casa, quindi ci siamo dovuti confrontare in concomitanza poi anche con il lavoro che svolgiamo e che portiamo avanti normalmente tutto il giorno, e nell'arco del tempo ognuno di noi, che è espressione di pensieri politici diversi, perché comunque voi siete seduti di là e siete in maggioranza, noi di qua, ribadisco per l'ennesima volta, non siamo espressione tutti di un unico pensiero politico, quindi ognuno di noi ha portato il suo ordine del giorno, la sua proposta e la sua cosa, in concomitanza con il lavoro ci siamo confrontati, ci siamo chiamati e abbiamo cercato di trovare una conta. Quindi non è stato fatto per mancanza di rispetto, perché la prima cosa che abbiamo segnalato come dato positivo era il fatto che venisse presa comunque in considerazione nell'emendamento il fatto di quello che ci eravamo detti in commissione. Ribadisco, da parte nostra c'è stato il voto del no all'emendamento, perché non ritenevamo opportuno che in questi 6 mesi, in una situazione comunque particolare, non ci fosse la presenza di un membro dell'opposizione. Punto. Ma non è stata fatta per non trasparenza o perché volevamo arrivare come la Bergamella alla 1:20 di notte a discutere gli ordini del giorno. È nato da un confronto di diverse forze politiche con diverse proposte. Questo per chiarire, grazie. Grazie. No, il PD ha già parlato, consigliere Antonioli, mi dispiace. Mettiamo in votazione allora l'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Sì. Fine votazione. Consiglieri presenti 21. Contrari 13, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Passiamo all'ordine del giorno numero 4, presentato dal gruppo Popolo della Libertà. Se vuole illustrarlo il consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente, molto semplicemente. Peraltro un ordine del giorno che in parte avevo già preannunciato a Rivolta nel discutere domenica sulle posizioni dei vari emendamenti, dove avevo precisato che comunque era il nostro intendimento cogliere l'occasione per dare una linea di indirizzo sul
nomine sul numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e sulle modalità di individuazione di nomina. Ora, stasera prendo atto che l'amministrazione, o meglio il sindaco, ha preannunciato che ha un'altra proposta di modifica dello statuto e in prossimi mesi è finalizzato anche a questo, che non c'è scritto nelle delibera, quindi lo apprendiamo stasera, e quindi la formulazione dell'ordine del giorno comunque rimane, nel senso che noi riteniamo che sia una linea di indirizzo da perseguire. Poi, se si cambierà proprio la struttura dell'azienda, è un altro discutere, verrà fatta una delibera apposita. In questo caso comunque è una linea di indirizzo politica che nel permanere di un consiglio di amministrazione riteniamo debba essere portata avanti e perseguita. Grazie, la parola al sindaco. C'era anche la postilla poi dei revisori dei conti, perché su cui poi non ha sciolto la riserva il segretario comunale, se si deve andare a bando, se devono essere nominati, che avevo posto in commissione, non so se poi aveva approfondito e aveva dato la risoluzione. Chi vuole rispondere? Nello specifico la riserva era di approfondimento dottrinario, perché a livello normativo la norma che prevede il sorteggio in prefettura riguarda esclusivamente i revisori degli enti locali. Per cui, per avere una pronuncia autorevole, avrei dovuto ricontattare la prefettura, insomma, perché allo Stato la norma è per gli enti locali. La parola al sindaco. Perché rimanga agli atti e per maggiore chiarezza rispetto a quello che ho detto, anche se non è previsto dall'atto deliberativo, l'impegno è quello di rivedere lo strumento statutario, conseguentemente verrà fatto nei prossimi mesi con l'ausilio e il contributo del Consiglio Comunale. Grazie. Se non ci sono interventi su quest'ordine del giorno, lo metterei in votazione. Quindi metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 13, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. L'ultimo ordine del giorno riferito al numero 5, presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle. Se lo vuole illustrare, consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, visto questo ordine del giorno ha subito un paio di modifiche durante la sospensione, per cui spero di citare le modifiche nel modo corretto. Lo leggo. In considerazione del fatto che il commissariamento dell'azienda speciale Farmacie Comunali si è reso necessario per l'aggravarsi del conto economico dell'azienda e per la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del budget 2013. Vista la delicatezza dell'attività di revisione che verrà svolta nei prossimi mesi, ritenendo importante che il Consiglio Comunale o la Commissione consigliare competente mantenga un monitoraggio costante sulle attività di revisione, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere al Commissario e al Direttore Generale di riferire in forma scritta entro 60 giorni dalla nomina del Commissario relativamente alla revisione dei dati di bilancio 2012-2013, di presentare entro 120 giorni dalla nomina del Commissario il bilancio consuntivo 2012 per approvazione e il piano industriale per il rilancio dell'azienda speciale Farmacie Comunali, di presentare entro 180 giorni dalla nomina del Commissario il bilancio preconsuntivo 2013 per approvazione e per poter procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione. Grazie alla consigliera Franciosi. Si può intervenire? Un oratore per gruppo, se no lo mettiamo in votazione. Chiesto la parola alla consigliera Antonioli, prego.
Grazie, signor Presidente. Allora, noi accettiamo questo ordine del giorno visto che è stato emendato e l'abbiamo poi concordato. Quindi, anche se non l'abbiamo ricevuto prima, ma l'abbiamo ricevuto adesso, siamo d'accordo. Grazie. Quindi direi, se non ci sono interventi, di mettere in votazione l'ordine del giorno numero 5. Prego. Fine votazione. Lo mettiamo a verbale. Si può annullare questa votazione? La rifacciamo? Annulliamo che la rifacciamo. Allora, annulliamo. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 1, astenuti nessuno, favorevoli 20. Il Consiglio approva. Allora, ripartiamo con la dichiarazione di voto a questa delibera, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi e la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Il nostro voto a questa delibera sarà contrario, perché penso che stasera da parte di tutti i gruppi di opposizione siano state fatte delle proposte di collaborazione, siano state fatte delle proposte decisamente propositive, volte a un miglioramento e a un sostegno. È stata tesa realmente una mano per, come diceva prima il consigliere Caponi, per non dire vedetevela voi e fatevela voi, ma comunque ci siamo anche noi e vogliamo partecipare a questa cosa. Questa cosa non è stata accolta, ne prendiamo atto. Spero che la decisione del sindaco sia quella più giusta e faccio tutti gli auguri al dottor Finazzi, di cui ho massima stima, ma non credo che i criteri siano quelli corretti. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Allora, no, molto semplicemente, visto che sono stato citato in molti degli interventi prima, sia al microfono che non, sia espressamente che non, io la mia rispetto a la nostra rispetto a quella rispetto all'argomento farmacie l'avevo già data la settimana scorsa e mi ostino nel bene o nel male a provare a sottoscriverla. Dopodiché non devo né difendermi io né difendere chi in questo momento non c'è, che mi sembra abbastanza grande, grosso e abbastanza vaccinato per potersi difendere da solo. L'unica cosa che provo a lanciare è che anch'io mi attacco a quanto già detto anche da altri, che si tuteli, si provi a tutelare il ruolo dei lavoratori e quanto più possibile i loro diritti. Quindi voterò favorevolmente. Grazie consigliere Foggetta. Il gruppo misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Scusate, contrario. Prego, prego. Si può anche cambiare nella vita. Il gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, noi voteremo contrario. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Contrario. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente.
vorrei soltanto fare una precisazione, collega Foggetta, perché parlava di lealtà mancata, ma io ricordo solo che se non ci fosse stato l'intervento del sindaco il bilancio non l'avremmo avuto neanche questa sera, quindi vediamo di chiarire bene le cose. Di certo mi sarei aspettato dalla sua parte politica una maggior senso di responsabilità, nel senso di riconoscere quelle che erano le responsabilità di chi ci ha preceduto nell'amministrazione, ma forse era distratto come il collega che l'ha rappresentato nel Consiglio di amministrazione. Detto questo, mi lasci questo punto polemico, ci sta tutto. Io dico soltanto una cosa, noi abbiamo presentato una serie di ordini del giorno, precedentemente abbiamo detto più di una volta al sindaco, procediamo insieme, sottolineando insieme, in questa fase per quanto riguarda la ristrutturazione delle farmacie comunali. Deleghe in bianco non ne diamo, rispettiamo l'istituzione, quindi rispettiamo il sindaco che è super partes, quindi rispettiamo la sua scelta di delegare il dottor Finazzi, al quale non c'è nessuna ostilità, ma ribadiamo che una scelta di questo tipo fa ricadere sulla maggioranza in modo esclusivo la responsabilità di quelli che saranno i risultati futuri. E mentre prima ho detto che avremmo condiviso oneri e onore su questa scelta, ovviamente saremo attenti controllori di quello che si andrà a verificare, compreso tutte le questioni che ho sollevato prima, scontistiche, premialità date a chi ha lasciato i posti di comando, responsabilità degli amministratori. Anch'io le auguro buon lavoro. Avremmo voluto comunque condividere, non per farci carico di responsabilità, ma per senso di responsabilità nei confronti della città, di questo percorso insieme. Volete farlo da soli? Benissimo. Noi svolgeremo un ruolo attentissimo di controllori ed eventualmente solleveremo quelle che sono le incongruenze e non solo le irregolarità, ma anche le inadempienze da parte di chi oggi si appresta a gestire questa fase di transizione. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie consigliere Caponi. Per il gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Grazie presidente, ma io a costo di essere pedante, sono stati presentati 4 ordini del giorno. 2 li ha fatti proprio il sindaco. 1, come dire, è stato soddisfatto così come era stato pattuito con una dichiarazione del sindaco. Su 4 ne è stato bocciato 1. Allora, dire che c'è stato un muro della maggioranza ci insegna che per il futuro non accetteremo più gli ordini del giorno, perché nella logica e nella galateo della politica, se si accettano degli ordini del giorno è per costruire un percorso comune. Ne abbiamo accettati 2. 1 è stato fatto praticamente proprio dal sindaco con una dichiarazione, 1 è stato bocciato perché parlava innanzitutto anche di aziende speciali e quindi non era riferibile alle cose. E in più metteva un passaggio sul commissario. Ho come dire, apprezzato la lealtà con cui lei, consigliere Caponi, le cose che si dicono fuori sacco, che normalmente hanno una schiettezza diversa, le riporta nel dibattito. Va bene, mi regolerò per il futuro, non importa, non succede nulla. La lealtà è un fatto che o si ha oppure non si compra. Dopodiché, perché io non riporto tutto quello che lei dice fuori sacco, perché fuori sacco si dicono alcune cose per semplificazione e per schiettezza, però lei è abituata a far così, per carità del Padre Eterno, faccia pure così. Dopodiché, quando si fanno degli ordini del giorno, su 4, 3 nella sostanza vengono accolti, si voti pure contro, ma non si dica che c'è stato, come dire, un lavoro che è stato respinto tout court dalla maggioranza. È così, funziona così in politica, poi va bene, voi siete il nuovo e avete rinnovato la politica, però voi un po' di mesi fa siete riusciti a votare contro una delibera che avevate emendato, cioè avete votato contro una delibera che avevate emendato, non so se mi spiego, avete chiesto un emendamento su una delibera, quindi che andava a modificare la delibera, una volta passata l'emendamento sulla delibera avete votato contro la delibera. Allora, io sono un vecchio arnese, sono il custode dell'ortodossia, come dice qualcheduno, però ci sono anche delle robe di logica che, come dire, che discendono dai comportamenti. Allora,
dire che c'è stato un muro quando abbiamo accolto 4 ordini del giorno, 3 ordini del giorno nella sostanza su 4, va bene, si può dire tutto, è la 1.36, si può raccontare in giro che noi abbiamo fatto muro, abbiamo accolto quello del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo modificato, abbiamo accolto alcune indicazioni che aveva la consigliera Miranda, abbiamo accolto quello che tutti quanti insieme avete sottoscritto e abbiamo bocciato uno, punto, cioè... Non è che la mediazione è, noi vi portiamo il pacchetto, voi lo prendete tutto, oh che bello, abbiamo raggiunto una mediazione. No, mediazione è un punto di incontro, punto. La mediazione è un punto di incontro, non è, come dire, prendere il pacchetto e portarselo a casa. Però voi siete nuovi, rappresentate il nuovo e questo è il vostro modo di vedere. Il voto è evidentemente favorevole. Grazie al consigliere Rivolta, allora sottopongo a votazione la delibera comprensiva di emendamento approvato. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 13. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quindi iniziamo la seconda votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 6, astenuti 1, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Terzo punto, facciamo un'altra votazione. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27 maggio 2013, ore 20. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 18. Il Consiglio approva il verbale del 27 maggio. Quindi siamo tutti d'accordo che si va avanti sull'ultimo punto dell'ordine del giorno. Proposta di iniziativa popolare. Quorum zero più democrazia. Invito il presidente dell'associazione, signor Dario Rinco, promotore dell'iniziativa. Prego, buonasera intanto. Buonanotte, no, buonasera. Buonasera a tutti, potrei dire buon mattino, vedete voi. Siamo qui per presentarvi questa proposta di iniziativa popolare che è stata depositata a protocollo del Comune il 18 di gennaio del 2013, ma vi è stata inviata a tutti voi nella vostra mail personale del Comune in data novembre 2012 e successivamente in data dicembre 2012, prima che noi cominciassimo a raccogliere le firme a sostegno. Cos'è questa proposta? È la naturale evoluzione di una petizione che già avevamo fatto nel 2011, che la precedente amministrazione aveva votato il 29 di febbraio, non con una maggioranza qualificata, così che avrebbe dovuto passare in seconda votazione per essere definitiva. Tutto questo non è stato fatto e ci siamo visti in qualche maniera costretti
a ripresentarla. Anche se con grande ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, credo che possa essere stato anche un vantaggio, perché tutti questi mesi che avete avuto per poter approfondire l'argomento potrebbe appunto rivelarsi favorevole per discutere ampiamente. Abbiamo cercato di mandare documentazioni più dettagliate possibile. Vi abbiamo inoltrato testimonianze di come funziona con successo la democrazia diretta. Ci auguriamo in qualche maniera di aver contribuito a una discussione. Mentre raccoglievamo le firme a sostegno, dovevamo rispondere ai cittadini su domande un po' particolari, ma vedo che poi le stesse domande mi sono state fatte dai consiglieri comunali. Perché proporre questa iniziativa? La democrazia diretta vuole forse sostituire in qualche maniera i consiglieri comunali? Cosa vi fa pensare che i consiglieri possano recepire questa iniziativa? E soprattutto che questa non è una priorità. In alcuni casi, è successo anche alla Commissione, i cittadini non hanno le competenze per discutere alcune cose. Noi pensiamo che la nostra proposta sia in armonia con la Costituzione, che recita bene, lo vedete lì, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Le forme, come ben sappiamo, sono la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta. È stato ben specificato che la democrazia diretta non può e non vuole sostituire la rappresentativa, ma forse completarla. Questa iniziativa ci sembra anche condivisa dai programmi elettorali che il centrosinistra, col quale il centrosinistra ha chiesto il voto a noi se stessi. Infatti a pagina 4 vediamo che è specificato bene l'ascolto dei bisogni con strumenti della partecipazione. Questo, dichiarato sempre a pagina 4, per migliorare la vita delle persone. Restituire fiducia nelle istituzioni e nelle persone. Pagina 10 si citava, dopo aver ascoltato, si sarebbero prese decisioni dopo aver ascoltato i cittadini ed essersi confrontati con essi. Un impegno che era stato preso nel programma elettorale era quello di rivedere lo statuto, e questa amministrazione, la precedente, lo sa, perché noi cominciamo a segnalare delle anomalie fin dal 2010. In alcuni modi, comunque, anche chi si è presentato che non ha potuto avere la maggioranza nel proprio programma elettorale elencava qualche cosa della partecipazione. Sesto nel cuore, 5 Stelle, Giovani Sestesi e PDL. Una cosa che ci ha confortato è che nel diario che il sindaco pubblica si parlava proprio il 17 di marzo, se la nostra democrazia va ripensata è proprio sul versante della partecipazione, di come costruire nuove sintesi, nuovi scenari. Ecco, noi pensiamo che la nostra proposta vada proprio incontro a quello che diceva il sindaco. In commissione del 20 marzo ci siamo accorti che ci si è concentrati quasi esclusivamente sul quorum zero, ma la proposta aveva ben altri punti. C'era anche l'invio dell'opuscolo informativo a tutte le famiglie, l'introduzione del referendum di iniziativa popolare, l'abbinamento di un eventuale referendum a elezioni che potessero essere provinciali, regionali, europee o nazionali. Questo perché comunali non è possibile farlo per via del decreto legge 267. Un altro punto importante, che era già stato condiviso nel 2011 dalla maggioranza di allora, era che le firme previste a statuto erano ritenute eccessive, e io vi ricordo che nel regolamento attuativo addirittura si parlava del 10%, perciò chi voleva mettere un ostacolo ha pensato bene di innalzarlo anche nel regolamento alla partecipazione. E una cosa per noi importante è che l'eventuale esito di un eventuale referendum debba anche essere vincolante. In particolare vorrei soffermarmi sul punto 3. L'introduzione dell'iniziativa popolare non si potrà votare su tutto. Perché?
perché non sono ammessi quesiti referendari che siano in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Costituzione Italiana, il Decreto Legge 267 e lo Statuto Comunale. Quanto è il quorum? A livello nazionale tutti sappiamo che è il 50%, lo strumento, uno dei pochi che abbiamo, è il referendum abrogativo, ma vi ricordo anche che il quorum zero già esiste nell'articolo 123, modifiche fatte nel 2001, perciò abbastanza recente, nel 138, sono le modifiche costituzionali che vanno ratificate quando il Parlamento non riesce a votare con la maggioranza qualificata, se i cittadini riescono a raccogliere 500.000 firme o 5 consigli regionali, possono indire il referendum confermativo. Perciò il quorum zero in qualche maniera c'è. E chi ha avuto modo di leggere i verbali dei costituenti, già allora si parlava di un quorum zero, è stato accantonato purtroppo in quegli anni perché si usciva da un periodo particolare, ma già qualcuno dei 75 costituenti già accennava a questa cosa. A livello regionale troviamo diverse percentuali di quorum, che vanno dal 50 al 45 al 33%, ad esempio della Sardegna, anche se è statuto speciale, 30% della Toscana, è un'anomalia perché non è vero che il 30%, la legge regionale dice che per il quorum nel referendum sarà valido il 50% dei votanti di quella elezione. A livello provinciale abbiamo anche qui diverse percentuali, 50 e 40, ma guarda caso il 6 di giugno, perciò recentemente, la provincia di Bolzano ha istituito il quorum zero in tutti i referendum. Nei comuni abbiamo dal 50 allo 0%. La città metropolitana, che è una cosa che è di grande attualità, vi ricordo che dovrà essere sottoposta a referendum e guarda caso anche qui col quorum zero. Abbiamo l'esempio di alcuni comuni, non sappiamo quanti ce ne siano, perché il censimento degli 8.000 comuni per noi è una cosa molto faticosa. Per adesso sappiamo che questi hanno già quorum zero o basso, 15%. Questo è recentissimo, Savona, comune di Savona, introdotto nel 2012, a gennaio, Vicenza, una grande città, 116.000 abitanti, a gennaio 2013 è istituito il referendum a quorum zero. Mentre qui purtroppo si rinviava la nostra discussione, per via del protrarsi della Bergamella, proprio quel giorno a Storo votarono il Consiglio Comunale e il referendum con quorum zero. Un assessore della passata amministrazione mi disse che il quorum zero non è democratico. Allora facciamo un po' di ricerche e vi diciamo dove esiste il livello di 50%. Italia, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Vediamo gli stati che sono senza quorum. Spagna, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, li potete leggere. Ora, se mi dite fra questi stati, se vedete qualche stato non democratico perché è al zero, ci piacerebbe confrontarci. Ma ci sono ragioni per togliere, ce ne sono tantissime. Noi per ragioni di tempo oggi non possiamo elencarvele tutte. Sicuramente per noi, quello che abbiamo già verificato, è che prestando il fianco all'astensionismo, che purtroppo in Italia è stato usato dagli anni 80 in poi, permette appunto di sconfiggere la maggioranza. È proprio così, e può succedere. Facciamo un esempio. Se in un referendum ci fosse un'intenzione di voto del 54%, il sì fossero il 55, il no 45, come fanno i no per vincere? Molto semplice. Invitano all'astensione. Succede che i no rimangono col 29-30 e in un comune che avesse il 30%, come quello che ci viene proposto a Sesto, una minoranza batterebbe una maggioranza. Io non so se questa è democrazia. Vediamo qualche dato. 25-26 giugno 2006, senza quorum, referendum costituzionale, conferma costituzionale, 52%. Perché? Perché tutti si battono. Io ti dico le mie ragioni, tu mi dici le tue e il cittadino decide. In ogni caso il cittadino è coinvolto e è informato, è in grado di capire come fanno i consiglieri comunali. Alla fine votano un sì o un no. Chiaro che se uno non mi dice le sue ragioni, il cittadino ha anche un danno a questo punto, un danno informativo.
referendum 21 giugno 2009 con quorum, affluenza 23,3. Qualcuno dice che se un quesito è importante raggiunge facilmente il quorum. Io vi ricordo che questa percentuale, in quel referendum, contava oltre 10 milioni di votanti. Non prendiamo un caso, facciamo la storia del referendum, la siamo andati a raccogliere e vediamo che 66 referendum hanno avuto mediamente il 54,4, i 4 referendum costituzionali, confermativi, 64,3. E badate bene che la storia da quando esiste il referendum, sapete che un grave ritardo, è stata istituita solo nel 1970. I primi anni i cittadini erano molto partecipi e anche i partiti lottavano per dire le proprie ragioni. Poi si è capito che era più facile vincere facendo astensione, l'affluenza è calata, ma nonostante tutto il 54 è un dato abbastanza alto. Nel mondo non esiste mai una posizione dei cittadini che chiedono di mettere un quorum o di alzarlo. In Svizzera dal 1848, quando negli Stati Uniti c'era ancora la schiavitù, loro già, ed era un popolo di contadini anche non molto istruiti. Stati Uniti 1878, Baviera 1995, Turingia nel 2000, Bolzano l'abbiamo vista 6 di giugno, ma già cercano di farlo nel 2009, Rovereto 2010. Facciamo invece un caso reale, che è appena successo vicino a noi, Cusano Milanino. C'è stato un referendum consultivo, non ha nessun obbligo per l'attuazione, nonostante questo mettono un quorum. Io questo qui davvero non me lo spiego, è consultivo perché devo mettere un quorum. La giunta invitò l'astensione, questo ve lo posso garantire perché ho partecipato e ho visto con i miei occhi, e ci furono manifesti referendari affissi con gravissimo ritardo e seggi elettorali neanche aperti, non erano quelli normali. 3.296 votanti, 20,96, risultato invalido. Che cosa ha prodotto questa invalidità? Uno spreco di denaro pubblico. Ormai è indetto il referendum. Perché devo buttare via i soldi e non dare neanche vedere il risultato? Ma secondo noi è un danno anche ai cittadini. Chi non è stato informato, perché non tutti si interessano di politica, non hanno avuto modo di capire quali erano le ragioni. Perché non mettere un quorum al 30% o al 50% delle elezioni? Molto semplice. Abbiamo detto che in Svizzera dal 1848 votano senza quorum. 165 anni, la media è stata del 42%. Gli astenuti sono circa 60. Basterebbe un quorum anche basso e una parte di elettori che non andasse a votare per con il rischio di invalidare tantissimi referendum. Le ragioni per toglierlo, per esempio, la Baviera, perché dimentichiamoci la Svizzera che è un paese piccolo, dimentichiamoci gli Stati Uniti, la California, dove è la settima potenza mondiale e ha 14 milioni di abitanti, andiamo in Baviera, che è la seconda regione più ricca dopo la Lombardia, che ha lottato 10 anni per avere questi diritti. Ottennero diritti referendari a quorum zero, e per un po' altri lender cercarono di seguire questo esempio. Cosa è successo? Che la Corte Costituzionale di espressione politica obbligò di avere un referendum al 25% e città per città, a seconda della grandezza, imposero un risultato. Da notare che se Sesto fosse in Baviera avrebbe un quorum del 10%, non 30% come ci viene proposto. È successo che da quando hanno istituito questo quorum, il 15,9% di referendum viene annullato, tanto è vero che negli ultimi mesi la Corte Costituzionale sta cercando di abbassare il quorum che ha messo lei, perché ha visto l'esito notevole di referendum invalidati. Vediamo che nella fascia bassa del quorum 20 addirittura il 40% di referendum viene invalidato causa l'astensione. Andiamo a vedere invece un qualcosa che già era stato condiviso dalla passata amministrazione ed era questo barriera di raccolta firme.
5% vuol dire attuale, vuol dire per noi 3.056 firme. Vi ricordo che per presentare una lista sono alle politiche sono sufficienti 200 firme. Il comitato referendario Acqua, voi vi ricorderete, è stato recentemente uno dei pochi referendum che poi è passato superando il quorum. A Sesto San Giovanni sono stati raccolti 2.450 firme, e non tutte di Sesto, con uno spiegamento di forze notevole, diversi banchetti bisettimanali e un limite di tempo interessante. In media, noi abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare e abbiamo verificato che si raccolgono 50 firme al giorno. Per raccogliere 3.000 firme ci occorrerebbero 61 giorni, vuol dire 17 settimane. Possiamo raccogliere sabato e la domenica perché gli altri lavorano, e se non piove riusciamo a raccogliere appunto in 17 settimane, ma il referendum deve essere, dice il regolamento, che deve essere raccolto in 3 mesi, perciò qui c'è una grave mancanza di tempo per soddisfare la richiesta. Abbinamento e referendum. Ci sono dei vantaggi sicuramente di tipo economico. Perché? Perché se il libretto informativo è stato giudicato oneroso per le scarse finanze dell'amministrazione ed è stato rigettato in qualche maniera, a maggior ragione l'abbinamento dovrebbe essere un obbligo, perché c'è già una consultazione elettorale. Se io abbino le due cose ottengo il massimo del risparmio economico. Negli altri stati sono un po' abituati a votare insieme. Vi ricordo, magari pochi lo sanno, che quando è stato eletto Obama gli americani hanno votato 174 referendum. È una scelta vincente un po' per tutti. Per i cittadini così hanno voce nelle scelte della propria città. Per chi governa, vi facciamo l'esempio del partito dei Trabolladores di Porto Alegre, che è stato riconfermato per 4 mandati per aver istituito il bilancio partecipativo. Il sindaco di Villa Lagarina, che spontaneamente ha concesso queste cose, è stato riconfermato dai cittadini perché ha dimostrato di coinvolgerli di più nell'attività del comune. È anche un vantaggio per l'opposizione. Così le minoranze in qualche maniera possono avere uno strumento di democrazia forte. Vi abbiamo, per finire, illustrato, raccolto un po' di dati che dimostrano come l'influenza della democrazia diretta sia qualcosa di vantaggioso. Ci sono molti studi, ne abbiamo scelto uno che è un economista di San Gallo e dell'Università di Marburg. Qual è l'influenza? È stato studiato che nei cantoni dove hanno strumenti più incisivi il PIL è più alto del 15% della media e i servizi costano molto meno. Nei cantoni dove votano il bilancio comunale l'evasione fiscale è il 30% in meno, perché il cittadino è coinvolto, tanti sprechi, riesce a tagliarli, mentre qui in Italia voi sapete che alcune materie non sono referendabili. La spesa pubblica nei referendum di bilancio è fino al 10%, e dove c'è il referendum finanziario il debito pubblico è 25%. Il referendum finanziario sono quelle spese che vanno sopra un certo importo o che per 10 anni fanno una somma di un certo importo. Ogni comune, ogni cantone ha la sua spesa, a Zurigo per esempio ha 6 milioni di franchi, e in questa maniera i cittadini sono più partecipi e attenti al tutto. Per concludere, se avessimo dovuto presentarvi un PGT, sicuramente ci saremmo appoggiati a esperti del settore, noi non siamo né architetti né geometri, mentre ci siamo rivolti a tecnici della partecipazione che hanno pubblicato notevoli studi che noi abbiamo approfondito. Vi ricordiamo che in tutto il mondo la democrazia rappresentativa è sottoposta a riforme e ammodernamenti. Strutture decisionali indirette esistenti vengono rivitalizzate e acquisiscono legittimità con l'aggiunta di processi di pratica della democrazia diretta. La nostra proposta è stata elaborata con i consigli di persone che
hanno pubblicato notevoli quantità di dati, citiamo soltanto il professor Pasquino, senza dimenticare Ainis, Dorlamis, dottor Thomas Benedetta, Paolo Michelotto, ma abbiamo anche studiato Verus e Neuberger, che sono due politologi che hanno condotto studi in tutta Europa. Non ci siamo fermati, siamo andati anche all'IRI, che è l'Istituto Europeo per l'Iniziativa e il Referendum, e grazie alla politologa professoressa Gamble e professor Mazzucaca abbiamo anche approfondito tutte quelle parti che anche i cittadini e i consiglieri comunali ci rivolgevano come domande di approfondimento. Dunque, in questi 7 mesi potrebbe esserci stata la sufficiente tempo per approfondire il tutto. La votazione alla quale oggi siete chiamati potrebbe determinare positivamente il futuro della partecipazione democratica e magari Sesto essere la seconda città dopo Vicenza, 116.000 abitanti, a introdurre strumenti di democrazia diretta a quorum zero. Ci permettiamo di ricordarvi che i pareri contrari e le obiezioni che ci sono state rivolte vanno sempre confrontate col sistema puramente rappresentativo, perché molte volte le obiezioni che ci avete fatto erano contro la democrazia in sé, non contro la democrazia diretta. Ad esempio, che gli italiani non c'è la cultura degli svizzeri, bavaresi e americani, che se stessi non sono competenti nel decidere alcuni temi. Obiezione l'incompetenza dei cittadini, che noi troviamo poco simpatica. Perché? Perché è stata fatta contro il voto universale, contro il voto alle donne, contro il voto ai neri. Oggi ci stupiamo di come sia possibile che una volta esistesse questo. Domani magari ci stupiremo di aver avuto quorum nel 50%. Perché i cittadini dovrebbero essere competenti soltanto quando leggono il vostro programma elettorale e vanno a votare? Le obiezioni vanno testate con la pratica attuale nei posti dove la democrazia diretta esiste da secoli, oppure da decenni come in Baviera, e questo per noi non sono sperimentazioni. Vi ringraziamo per l'attenzione e siamo qui se avete domande di approfondimento. Grazie al signor Rinco. Mi può spegnere? Sì, grazie. Qui se è aperto il dibattito, perciò se vogliamo intervenire, prenotatevi. È stato consegnato un ordine del giorno a questa proposta iniziativa. Allora, consigliere Franciosi, prego. Sì. Scusi Presidente se la interrompo sempre quando va avanti. Allora, io ho intenzione di intervenire, cercherò di essere il più breve possibile, anche se il discorso legato al quorum zero per il nostro gruppo ci tocca direttamente molto vicino, e ci siamo fatti in alcune città ci siamo fatti portavoce per la raccolta firme. Qua è arrivato a Sesto, è arrivato prima il comitato di cittadini. Allora, durante le passate elezioni amministrative solo il 57,5% degli aventi diritto ha votato. Vista la disaffezione al voto espressa sempre più dai cittadini negli ultimi anni, bisogna iniziare a pensare che chi non vota non è che non lo fa solo perché magari ha altri impegni che lo tengono lontano dalle urne. Chi non vota non lo fa perché non ha voglia di farlo. O forse non si sente rappresentato dalle forze che si propongono. Ognuno esprime la propria disaffezione politica come meglio crede. C'è chi annulla la scheda, c'è chi la lascia bianca, c'è chi invece non vota. Questo non può necessariamente voler dire che questi cittadini non siano interessati ai bisogni della collettività o non siano attivi. E allora perché non coinvolgerli di più nelle decisioni che riguardano la nostra città? Magari in quel 42,3% che non ha votato è possibile trovare una porzione interessata a dare la propria opinione su quesiti importanti. Vorrei farvi un paio di esempi aderenti alla nostra recente storia di consiglieri comunali. Abbiamo recentemente approvato la cittadinanza onoraria e il registro delle coppie di fatto. Queste due delibere che presentate dal Consiglio Comunale e votato soltanto dai consiglieri comunali.
hanno generato un grande dibattito interno, per cui sicuramente questo dibattito è sicuramente potrebbe anche essere riportato all'esterno. Magari quel famoso 40% silente avrebbe anche non potuto approvare questo tipo di scelte, e se fosse stato coinvolto più direttamente con un referendum, magari ci avrebbe fatto capire che noi, politica rappresentativa, portiamo avanti delle istanze che non sono direttamente sentite dalla nostra cittadinanza. E allora perché in questi casi, quando si tratta appunto di scelte che toccano direttamente la cittadinanza nei loro diritti principali, non coinvolgerle direttamente con dei referendum? Abbattere il quorum a zero non è una mancanza di fiducia o di rispetto nei confronti della politica rappresentativa, come più volte detto durante la commissione. Anzi, la partecipazione attiva, la possibilità di esprimere il proprio parere utilizzando lo strumento referendario, non deve essere vista solo ed esclusivamente come contrapposizione alla politica rappresentativa. E poi noi in quest'Aula di quale porzione di città siamo rappresentativi in realtà? Di quella di una risicata maggioranza. Nel 2007, durante le elezioni amministrative, aveva votato il 65,5% degli aventi diritto, nel 2002 il 71,7%. Questi numeri secondo me devono far pensare, perché nel giro di 10 anni una 20% di aventi diritto non ha votato, non ha espresso il proprio voto alle amministrative. Con il quorum zero ogni cittadino è chiamato a dover esprimere la propria opinione, viene data la possibilità di non subire più decisioni imposte da altri. Vorrei farvi notare che in un momento di disaffezione come quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni, gli ultimi referendum proposti sono stati fortemente sentiti dalla cittadinanza tutta. È stato chiesto di esprimere un'opinione e il cittadino ha risposto, si è sentito coinvolto, ha sentito l'esigenza di difendere la propria opinione e quindi ha risposto e è andato a votare. In ultimo vorrei farvi notare una cosa. Votare, io quantomeno, noi lo riteniamo un dovere civico. Lo sancisce l'articolo 48 della nostra Costituzione. I nostri padri costituenti hanno sentito l'esigenza di sancire con un articolo semplicissimo quello che dovrebbe essere sentito da tutti come un dovere. Essere cittadini in un paese vuol dire anche partecipare alla vita politica del proprio paese. E quando si chiede al cittadino di esprimere la propria opinione, il cittadino dovrebbe essere orgoglioso e di esprimerla. Il voto, visto come valore morale, come espressione di libertà individuale, considerando il momento elettorale al pari di una vera e propria funzione del cittadino in quanto membro della collettività statuale. Detto ciò, perché bisogna aver paura di eliminare il quorum? Perché limitare uno strumento potente di partecipazione così importante per i cittadini come può essere il referendum? La proposta del Comitato Quorum Zero non può che trovarci favorevoli. La proposta nel suo complesso deve essere lasciata così com'è, perché solo in questo modo lo strumento ha il valore importante che deve avere. I paletti si possono sempre mettere nel caso in cui non dovesse funzionare o nel caso in cui si dovesse capire che per la nostra città non funziona. Ma adesso che questo strumento arriva alla nostra attenzione deve essere lasciato così com'è, per rispettare anche tutti quei cittadini che hanno espresso la loro opinione favorevolmente firmando questa proposta di legge e non un'altra. Le linee programmatiche del sindaco dicono, credo nella porzione iniziale, una città dove l'amministrazione comunale, sindaco, giunta e consiglio, ciascuno per le sue competenze, non si sottrarranno al dovere di decidere, ma dopo aver ascoltato ed essersi confrontati sia con i cittadini singoli che con le realtà organizzate del territorio. La conferma di percorsi di partecipazione e il loro miglioramento rappresentano un carattere fondante di chi ha assunto la responsabilità di guidare la città. Partecipazione per comprendere bisogni e desideri, partecipazione per coinvolgere e suscitare responsabilità civica, sia nell'indispensabile scelta della priorità di intervento, sia per suscitare impegno e azione diretta dei cittadini, dice sempre le linee programmatiche. La città del resto non appartiene a chi ha il dovere di governarla, ma a chi la vive, prendendosene a cuore lo sviluppo e la crescita. Pertanto il sindaco deve governare la città, riteniamo che debba governare la città per i cittadini e con i cittadini, e la proposta del Comitato Quorum Zero e più democrazia va in questo senso. Grazie. Grazie alla consigliera Francione. Si è chiesta la parola il consigliere Giarvecchio. Prego. Grazie Presidente. Questa proposta
sul quorum zero, come ci ha illustrato, mi trova dubbioso sotto diversi aspetti e anche critico. Uno dei quali che l'abolizione totale del quorum sicuramente consegnerebbe un risultato nelle mani di un numero anche minimo di elettori, rendendo vano il voto democratico. In termini brevi, penso che l'eccesso di democrazia potrebbe non fare bene alla democrazia stessa. Se dovesse passare una scelta di indire un referendum per l'eliminazione del quorum nelle consultazioni comunali, tutti i referendum proposti risulterebbero validi comunque, anche se a votare poi si fosse recata una minoranza esigua di persone, di cittadini. Così facendo, a mio avviso, si andrebbe a paralizzare la scelta di un consiglio che rappresenta tutti i cittadini. Questa situazione porterebbe il comune alla paralisi, certamente voluta da quelle persone promotrici che per via democratica non sono riuscite a farsi eleggere e pertanto a governare. Con questa che viene data, si punterebbe all'istruzione senza peraltro curarsi del bene della comunità. L'abolizione del quorum è un errore. La politica di cambiamento deve venire da una base solida, di consensi e non da gruppi promotori votati al cambiamento senza delle basi concrete. Una qualsiasi proposta fatta da parte di qualsiasi gruppo persone che si alzano al mattino e decidono per l'abolizione del verde della città o far sgorgare l'aranciata dalle fontane del CAP potrebbe passare con conseguenze drastiche. Poi dovremmo anche porre il problema dei costi. Se passasse l'abolizione del quorum zero, certamente avremmo delle proposte referendarie su proposte rilevanti e disparate, che andrebbero sicuramente a gravare sui bilanci dell'amministrazione comunale. È vero anche che potrebbe esserci delle proposte sensate, che potrebbero essere tenute in debita considerazione. Ma lì dovrebbe intervenire il Consiglio eletto democraticamente con la discussione e la risoluzione. Vorrei tornare sulla questione referendaria che ha chiamato i cittadini di Bologna ad esprimersi ed hanno partecipato al voto solo il 28% degli elettori. Un'affluenza così bassa mai registrata per il Comune di Bologna, dove la proposta A ha ottenuto il 59% contro la proposta B che ne ha ottenuto 41%. Questo referendum doveva avere un carattere consultivo, come tutti i referendum comunali, ma in realtà è stato abrogativo, indetto dai promotori. In effetti ha abrogato un sistema di collaborazione che durava da più di 20 anni tra il Comune e le scuole paritarie per l'infanzia e la gestione privata. Non voglio entrare nel merito della discussione, ma solo analizzare il fatto che una città come Bologna ha ritenuto per una grossa percentuale di non andare alle urne, praticamente 7 persone su 10. Probabilmente di interesse dell'argomento coinvolgeva solo poche persone. Possiamo giudicare o non giudicare il comportamento dei non votanti, ma resta pur sempre fatto che 3 persone su 10 hanno scelto anche per il futuro di altri cittadini. E questo, secondo me, non è una maggioranza che possa decidere, quando a decidere le sorti dell'amministrazione sono state elette delle persone democraticamente dai cittadini. In ultima analisi, reputo che questo argomento così delicato sia un dovere per i consiglieri eletti da porre in discussione nelle commissioni consigliari e nei consigli comunali. Grazie. Grazie al consigliere Gianvecchio. Se non ci sono più interventi, è stato presentato un ordine del giorno. Cioè, il consigliere Antoniolo ha chiesto la parola, prego. Grazie signor Presidente, ringrazio il signor Rinco per la relazione che ha presentato questa sera. Con la discussione sulla proposta di iniziativa popolare sul quorum zero si porta alla ribalta un tema molto discusso in questo periodo in tutta Italia. I proponenti portano nella loro proposta varie considerazioni, tutte tese a dimostrare la validità di un potere di poter decidere con un referendum su qualsiasi argomento, senza dover raggiungere nessuna percentuale di partecipazione. Il concetto fondamentale su cui si basa la proposta è l'adesione dei gruppi e persone singole è, secondo me, in questo modo si ribadisce la possibilità alla popolazione, possibilità ora considerata compromessa, di decidere sui vari argomenti portati in votazione referendaria. Personalmente io credo che la partecipazione alla vita politica del nostro Paese, ora un po' in declino, possa essere incoraggiata con altri mezzi, chiarezza dei politici nell'esposizione dei loro programmi, articolazione degli interventi della politica su progetti che riguardano il bene comune
e che si interessano via via dei temi più sentiti e più importanti. La capacità di gestire momenti di crisi e di trovare soluzioni nelle varie situazioni. L'onestà delle persone e la loro credibilità. L'elaborazione di percorsi che avvicinino le persone alla vita comunitaria, eccetera. Personalmente non credo che abbassare il livello percentuale allo zero ci dia la possibilità di cambiare radicalmente il modo di pensare di molti cittadini che non ci pensano o non si pensano più, coinvolti in prima persona nella vita della città o del paese. So che molti paesi, citati anche prima del signor Rinco, come ad esempio la Svizzera, hanno scelto da tempo o hanno da sempre il quorum zero nei loro referendum. Però, se dobbiamo guardare i dati, non sembra proprio che questa scelta abbia avvicinato molte persone al voto e alla condivisione della vita e delle scelte politiche. Infatti, l'astensionismo in Svizzera vince su tutto e spesso, quando ho sentito al telegiornale i risultati di qualche referendum svizzero, ho sorriso, pensando che molte cose importanti non possono essere scelte senza una valida e buona partecipazione numerica dei cittadini. Io non valuto assolutamente un bene che poche persone possano decidere per tutti, anche se quest'ultimi possono essere dichiarati disinteressati. Non può decidere una parte per una maggioranza di molti, in nessun campo, tantomeno per le scelte che riguardano la città, che è patrimonio di tutti. Tengo a sottolineare che, essendo ancora in una società rappresentativa, persino nei condomini ci sono i consiglieri. Non capisco perché si debba mettere in ombra il ruolo svolto da centinaia di persone onestamente nel nostro paese. Credo invece che si possano e si debbano avviare percorsi di democrazia partecipata, non solamente nell'ultimo segmento, cioè nel voto, ma anche durante la costruzione di iniziative, di scelte e di decisioni. Lì ci deve essere un confronto leale tra chi governa, tra chi partecipa alla vita politica in prima persona e i vari cittadini, singoli o riuniti in comitati e associazioni. Il quorum zero per me fa rischiare una selva di richieste, di quesiti proposti da un gruppo anche a volto di persone inizialmente, ma su cui poi può decidere anche una minoranza, anche risicata, anche lo 0,5%, ad esempio, alternando il semplice fattore che ci guida, si decide a maggioranza, non a minoranza. Considero come valida invece abbassare il quorum attuale, non tenendolo più al 50% più 1, ad esempio al 30%. Abbassando anche le percentuali dei proponenti dal 5 al 3%. Questo proprio per non far agire i contrari ad un referendum semplicemente defilandosi dal discutere le proposte e invitando al non voto, cioè alla non partecipazione, al disinteresse. Infine mi sembra importante ribadire che compito dei proponenti un cambiamento o una modifica lavorare per portare le persone a convincersi che è giusta quella data proposta, quella data idea, senza pensare di vincere per mancanza di contendenti. Ciò non intendo affatto dimenticare che l'astensione del nostro Paese ha raggiunto numeri elevati e che si debba pensare a ciò. Per esempio, penso che i riflessi della crisi economica e della finanza pubblica rischiano di allontanare le persone, riflessi come ad esempio le varie difficoltà degli enti locali ad agire e a investire per il territorio. Questo è un solo piccolo esempio, per cui non credo che basti introdurre il quorum zero per riportare le persone alla partecipazione. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Chiesto la parola alla consigliera Pennasi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Cercherò di essere brevissima e chiara visto l'ora. Io questa sera mi esprimo, diciamo,
Seguendo tre ordini di motivazioni rispetto a questo tema. Uno più specifico sull'oggetto di questa sera. Ci sono ovviamente persone anche più, molto più esperte di me, che anche politicamente hanno probabilmente seguito più il tema. Io vi dico quelli che sono gli elementi che dal mio punto di vista hanno maggior rilevanza e hanno portato a creare un'opinione per quanto mi riguarda. Allora, innanzitutto è ovvio che la base della democrazia è la partecipazione. Sono convinta che più ampia sia la partecipazione e non ne può che giovare un sistema democratico, che tra l'altro non prevede la democrazia diretta una sostituzione, ma come veniva ben spiegato un affiancamento, un intreccio, una collaborazione. Anzi, con la democrazia rappresentativa, anzi secondo me ne esce rinforzata la democrazia rappresentativa, tra l'altro che non prevede in Italia nessun quorum, perché quando andiamo a votare i nostri rappresentanti che ci governeranno ai vari livelli non è previsto nessuno sbarramento né quorum. Inoltre ci sono degli ambiti che delimitano temi su cui si possono o meno proporre dei referendum, e una delle cose che diciamo più mi pone la questione è preferisco far contare chi partecipa dicendo sì o dicendo no e non chi si astiene, perché ribadisco, questo dal mio punto di vista è la base un po' della democrazia. Teniamo presente tra l'altro che c'è sempre alla base una raccolta di firme, regolamentiamola come vogliamo eccetera, però non è che uno si sveglia un giorno e propone un referendum, c'è sempre anche la raccolta di firme, e secondo me il ruolo di un'amministrazione deve essere quella di mettere tutti nelle condizioni di sapere, di conoscere il più possibile e quindi poter poi appunto partecipare e dire la sua. Questo è un po' quello che è il mio atteggiamento, che lo era già nel 2011 quando questa cosa era stata trattata. Guardo il signor Rinco perché eravamo in commissione, aveva partecipato, io allora ero nella prima commissione e avevamo lavorato su questo tema, e anche questo è il secondo ordine di motivazioni di questa sera, anche questa è una cosa che mi dispiace, cioè era stato fatto un percorso, ci avevamo lavorato, il precedente mandato, ci avevamo dedicato il tempo, c'era già anche un testo che era un po' un testo forse di mediazione, che comunque per me era un passo avanti, era già un segnale, un percorso avviato, e questa sera arriviamo con diciamo, dover dare una risposta, ma vedo un ordine del giorno che per me va benissimo, arriviamo con una nostra proposta, e questo mi dispiace molto, proprio perché sembra sempre un po' in politica si riparta da zero tutte le volte. Quella volta là era andata così, cioè non avevamo avuto la maggioranza qualificata che serviva e poi 30 giorni per rivotarla, come è già stato detto, però un lavoro era già stato fatto che teneva conto di sensibilità diverse che c'erano nella maggioranza di allora, che aveva visto un percorso che insomma avviava almeno, cioè non diciamo no e basta, avviava un qualche cosa in questa direzione. Inoltre, questo è l'ultimo ordine di considerazione, poi finisco, considerazione più generale, cioè viviamo, qualcuno lo diceva già presentando i dati della partecipazione alla consigliera Franciosi, viviamo un periodo particolarmente buio e difficile, complicato su vari fronti, venivano citati dei dati, io magari vi riporto un elemento più folcloristico, però ho visto una pubblicità di recente che dice se la politica vi ha deluso, non mi ricordo neanche di che cos'era, non lo so, se la politica vi ha deluso vi consolate con quella roba lì che non so che cos'era, non me lo ricordo. Cioè, è addirittura questa distanza, questa crisi che c'è tra i cittadini e la politica è entrata nel sentire comune. Allora, dal mio punto di vista, con una partecipazione che in Italia è ai minimi storici, credo, perché tanto non cambia niente, tanto non conti niente, quello che deve fare la politica in questo momento è aprirsi il più possibile. Una politica che si chiude è una politica appunto decadente, che implode su se stessa, mentre secondo me non dobbiamo aver paura dei cittadini che ci vedono benissimo, magari spesso anche meglio di chi sta chiuso qua dentro troppo tempo, ma apriamoci. Per questo motivo questa sera, anche se so che l'orientamento della maggioranza e del mio gruppo è quella di un voto contrario, che penso verrà dichiarato, ci tenevo appunto a fare un intervento non per tirarla lunga e fare tardi, ma perché il mio orientamento è diverso e io questa sera mi asterrò. Grazie.
Grazie alla consigliera Pennasi. Visto che non ci sono... chiesto la parola al consigliere Pieve, prego. Sì, molto velocemente, perché è davvero... è tardi. No, vabbè, io non ho partecipato alle commissioni di cui parlava la collega Pennasi. E, ho letto con interesse i documenti, hanno sicuramente un loro fascino, ma io ci vedo anche qualche pericolo. Non sto a ripetere perché alcune cose sono state dette. Io, per esempio, se fossi stata a Bologna avrei votato quello che hanno votato i pochi che hanno vinto, ma ritengo che sia una vittoria molto relativa. Credo che l'abbassare il quorum, l'abbassare alcune cose perché la gente non partecipa sia una scappatoia della politica. Poi il discorso sulla democrazia diretta, eccetera, si può fare. Però mi sembra un po', siccome non vota più nessuno, allora possono votare in tre. Secondo me non ha molto senso questo. Quindi io anch'io ho visto l'ordine, l'emendamento presentato e sicuramente sento la necessità di una discussione. Sono sicuramente per un abbassamento del quorum, ma assolutamente non per levarlo. Mi ponevo questo problema, dicevo, ma forse sono io che la penso così. Io però ho contato anche le firme. Io ho visto molti banchetti di raccolta per il quorum zero, in un periodo a Sesto ce ne sono stati parecchi. Le firme sono 51 firme, allora che proprio i cittadini di Sesto sentano questo, sì, le ho chieste adesso al banchetto per avere conferma, che sia proprio un'esigenza fortissima, no, io ritengo che bisogna fare di più per fare una democrazia partecipata, assumendoci questo impegno, abbassare sicuramente il quorum perché mi ricordo una serie di referendum a cui ci si teneva col giochetto dell'astensione sono andati male, però ritengo che ci devono essere dei limiti e delle sicurezze proprio per la democrazia. Grazie alla consigliera Pietro. Se non ci sono interventi metterei, è stato presentato l'ordine del giorno, chi lo vuole illustrare prima di metterlo in votazione? Consigliere Antonioli? Prego. Sì, grazie. Vista l'ora, guarda, io lo leggo perché... Allora, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, riunito in data 8 luglio, esprime l'orientamento che lo statuto del Comune debba essere compiutamente rivisitato alla luce dei cambiamenti normativi intercorsi e della necessità di valorizzare compiutamente la partecipazione della cittadinanza, a partire da quanto elaborato nella scorsa consigliatura. Il Consiglio Comunale ritiene altresì che nel quadro della valorizzazione della partecipazione civica debba essere attenuato il numero di firme necessario alla proposizione dei referendum cittadini ed il quorum che ne rende valida la votazione. Il Consiglio Comunale conseguentemente invita il Presidente a convocare la competente commissione consiliare per avviare il percorso di revisione statutaria che dovrà concludersi con celerità. Grazie. Grazie. Allora, mettiamo prima in votazione l'ordine del giorno che è stato presentato, non si vedono tutte le firme, quindi mettiamo in votazione e poi do la parola al signor Rinco per l'ordine del giorno che è stato presentato. Prego. Votazione, consiglieri presenti 19, contrari 4, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva l'ordine del giorno.
Adesso, prima di passare alla dichiarazione di voto, direi di dare la parola al signor Rinco come relatore, però visto che prima ha splafonato oltre i minuti, ne ha fatto 25. Va bene, prego. Adesso ce n'è molto meno, 5 minuti. Grazie signor Presidente. Cercherò di essere brevissimo visto l'ora tarda. Gianvecchio dice che è dubbioso e critico perché se pochi elettori vanno decidono. Guarda caso, in Sicilia hanno votato pochissime persone e lì hanno deciso, perciò i dubbi non sono sulla democrazia diretta, ma come dicevo prima, attenzione, sulla democrazia in sé. Paralisi del comune. Consigliere Gianvecchio, secondo lei raccogliere 3.000 firme lo si fa in un attimo? E se raccolgo 3.000 firme poi vado a votare in 10? Noi crediamo proprio di no. Costi del referendum. È vero, ci sono dei costi. La democrazia però ha un costo. Cosa facciamo? Aboliamo le elezioni perché sono un costo? Scusi, o le facciamo in 10-15 anni? Rinco, lei deve concludere col suo intervento. Perfetto. Senza fare riferimento, no. Perché ognuno è libero di fare il suo intervento. Sì, scusi, lei concluda. Perché delle inesattezze, volevo ripetere. Però non è un dibattito d'accordo. Personale qui. Lei faccia. Posso ribattere all'inesattezza generale, prego. Dove si dice che l'astensione in Svizzera esiste, abbiamo già dimostrato il contrario. Pochi decidono, abbiamo già visto che non è possibile, perché la paura che pochi decidano spinge tutti gli altri ad andare a votare, come avete visto in tantissime nazioni. Lo 0,5% decide, abbiamo già detto che 3% delle firme, 0,5% vanno a votare, mi sembra una contraddizione. E invece volevo fare una riflessione. Il 30% che è stato concesso quando avete deliberato, si basa su quali studi, quali studi possono essere stati fatti. E mi permetto di ricordare che le firme raccolte per la proposta iniziativa popolare, 51 sono state fatte a Sesto, dove il regolamento non prevede nessuna firma, potevo consegnare da solo. Ma le ricordo che a Sesto abbiamo raccolto 2.600 firme per una legge analoga che abbiamo consegnato in Parlamento. Se vanno a votare in pochi c'è il pericolo, c'è la paura che venga inflato, cioè troppi referendum, allora è meglio che i cittadini votino soltanto le elezioni, perché se li chiamo anche in altre cose è meglio di no. Perciò, come è stato detto prima, sono tutte critiche non ai referendum ma alla democrazia in sé. Grazie. Grazie signor Rinco. Adesso procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, noi ci asterremo perché comunque, come proposto nell'ordine del giorno, pensiamo che sia importante ritornare in commissione e ridiscutere di questa cosa, anche perché non siamo d'accordo sul quorum zero, siamo sicuramente d'accordo sull'abbassamento sia della soglia del quorum che della quantità di firme, però non siamo d'accordo sull'abolizione completa del quorum. Non essendo stati presenti poi alle commissioni che riguardo allo statuto che sono state fatte anche precedentemente, c'era stata espressa da parte anche dei consiglieri di maggioranza la possibilità di recuperare le elezioni perse in modo tale che potessimo capire a che punto della discussione eravate arrivati per poi decidere per la modifica dello statuto. Quindi rimandiamo poi a quella sede. Grazie. Grazie. La consigliera Iosa, direttamente al gruppo misto, consigliere Landucci, perché non vedo più il consigliere Foggetta. Grazie Presidente, no, io voterò contro perché ritengo che sia una proposta demagogica che non aiuta affatto la democrazia, cioè questo dire che il quorum zero non va bene, allora vuol dire parlare contro la democrazia, è un argomento privo di qualunque senso, perché la democrazia vuol dire anche creare un argomento che coinvolge i cittadini, perché avere 3.000 firme è il 3% o meno della popolazione di Sesto. Se vanno a votare in meno di un certo numero vuol dire che la maggioranza degli abitanti non è interessata a quell'argomento. Io anzi sarei molto più cattiva, ma non è quel caso, perché direi, se c'è, come facevano gli ateniesi, che sono i nostri maestri di democrazia,
i quali dicevano che se tu intentavi una causa o portavi in pubblico un problema e poi non avevi il 25% dei voti, pagavi le spese. Se superavi, no, ma altrimenti pagavi le spese, perché vuol dire che avevi in maniera, come dire, inutile, sprecato denaro pubblico. Per cui se io faccio un referendum che costa, non so, 1.000 euro, costa molto di più, e è interessato meno del 30, del 20, del 10, del 3, del quorum che è necessario, allora io sono costretto a pagare le spese. I referendum diminuirebbero in maniera drastica. Perché secondo me, se io voglio una cosa, devo poi essere responsabile del costo di questa cosa. Io quindi sono veramente contrario. Poi trovo veramente scorretto questa idea che se io parlo su un problema del genere, parlo contro la democrazia. Forse bisognerebbe studiare un po' di più che cos'è la democrazia. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, abbiamo sufficientemente argomentato il nostro essere favorevoli a questa proposta. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliera La Miranda. Contrario. Grazie. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà contrario. Lo ha spiegato già il consigliere Gianvecchio. Io effettivamente, anche io sono un po' restio su questa cosa della la democrazia è democrazia se c'è il quorum zero. Cioè non è proprio così. È vero che non c'è il quorum quando uno va a votare anche alle elezioni politiche. È vero che non c'è il quorum, ma proprio, è forse proprio in quel momento che i cittadini dovrebbero farsi sentire, dovrebbero avere un po' più, scegliere un po' più accuratamente le persone che mandano a governare una città, uno Stato, un paese. E poi, l'ultima cosa, io dico che forse se un'amministrazione piuttosto che un governo spesso e volentieri dovesse chiedere ai cittadini, non tramite gli organi di partecipazione che ci possono essere, una volta c'erano i consigli di circoscrizione, adesso c'è il dialogo magari con i comitati, ci sono anche altre opportunità di dialogo, ma un'amministrazione, un governo che continua a chiedere tramite il voto ai cittadini cosa deve fare, a me viene il dubbio che forse non ha proprio un progetto politico. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Ma io vorrei partire da una sua affermazione, Presidente. Stasera ha detto giustamente alla collega Landucci, quando ho sbagliato il voto, si può sempre cambiare idea, no? E qui parto da questo tipo di ragionamento. E premetto subito che la nostra lista sul tema si è confrontata. È un tema assolutamente affascinante. È affascinante perché affronta il tema dell'astensionismo e quindi affronta in maniera energica il tema della disaffezione alla vita pubblica. E quindi si tratta di fare delle scelte. La nostra lista ha deciso, il nostro interno, di dare una libertà di voto e ognuno prende delle posizioni consone al proprio pensiero. Certo che è una bella sfida quella proposta dal Comitato Democrazia Diretta, perché di fatto affronta in modo radicale e stimola molto di più a quella che poi è l'avvicinamento, cioè stimola la partecipazione alla vita politica. Prima la consigliera Franciosi ha fatto un'affermazione molto bella, che ha detto che la città non è di chi la governa, ma di chi la vive, se non sbaglio. Direi che questo è il senso un po' del messaggio che viene dato da questa proposta. Quindi io personalmente sono favorevole. Penso che si possa anche provare, perché se molti comuni, anche di spessore, hanno adottato e hanno introdotto questo criterio, io credo che un elemento innovativo nel nostro comune possa trovare ingresso, salvo poi eventualmente, come diceva giustamente il Presidente del Consiglio Comunale, si può sempre cambiare idea, anche verificare sul terreno pratico l'impatto di questa proposta. Di certo l'auspicio che tutti dobbiamo avere è che la gente
abbia, che la gente ritrovi la voglia di esprimere il proprio sì o il proprio no, perché l'astensionismo credo che sia veramente un male della democrazia. Quindi libertà di voto, per quanto mi riguarda, io preannuncio il voto favorevole. Grazie. Consigliere Caponi, Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie. Allora, il nostro favore sarà un voto favorevole, come condivido quanto... Scusate, voto contrario. Condivido quanto detto prima anche dalla consigliera Landucci per quanto riguarda la democrazia. Io sono d'accordo che per quanto riguarda la partecipazione dobbiamo trovare nuove forme di partecipazione, però democrazia non è in quorum zero. Democrazia è quando si raggiunge un quorum e quando poi dopo le persone decidono tutte insieme che cosa bisogna fare. Per quanto riguarda il referendum, prima lei parlava del referendum con la raccolta di firme di 2650 firme ed era però un referendum popolare. Per quanto riguarda la raccolta delle firme sull'acqua, no, perché la vostra legge, ok, no, perché se parlavamo per quanto riguarda il referendum popolare dell'acqua era un'altra cosa. Ok, allora mi scusi. Niente, in ogni caso il nostro voto è contrario. Grazie. Grazie. Un attimo di attenzione, che mettiamo in votazione la proposta di iniziativa popolare presentata dal signor Dario Rinco. Quorum zero più democrazia. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri votanti 19, contrari 12, astenuti 2, favorevoli 5. Il Consiglio non approva. Grazie. C'è qualche problema, scusi. Poi... Siamo in attesa della tortina, grazie. Adesso... Ma scusate la curiosità, ma qual era il problema? Non ho capito cosa. Ascolta, rifacciamo la votazione? Va bene, grazie, buonanotte.